rinunciare ai vostri sogni, non sta rinunciare alla vostra terra. Questa è la terra che ne ha dato i nostri avi, questa è la terra a cui noi altri veneti non volemo in nessun modo rinunciare, e tanto meno lo facciamo oggi. Anzi, oggi ci troviamo ad affrontare una grande opportunità, perché in questo momento di crisi si viene meno qualsiasi altra scusa per non fare una scelta di grande responsabilità che ne spetta. L'unica scelta che si chiama indipendenza veneta. Ogni giorno, se alzevo al mattino o con leggevo un giornale che facevo con RSO, leggevo notizie terrificanti e terribili sul lavoro, sull'occupazione, sullo stato dell'economia, sulla moralità dei politici, e in un qualche modo si stiamo abituando a una cappa di negatività alla quale noi altri se ribelliamo. E questa sera vi domando di fare un piccolo esperimento. 5-10 secondi, chiudiamo gli occhi, proviamo a liberare la mente da questi concetti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boh. Viva l'indipendenza veneta, e questo diventerà un appuntamento storico che noi altri ci ritroveremo a fare, perché la finestra storica del cambiamento la si compirà in un tempo molto breve.